Ed eccoci, una bella passeggiata, siamo in via dei Ciclamini, municipio 6, come potete vedere zona verde, e vediamo anche ortaggi buttati qui a caso, pomodori, mandarini, che è sta roba? I pomodorini, sì. I pomodorini, perché le insalate non fanno male d'estate, mangiatene di più. Ma dove andiamo oggi? Oggi vi portiamo a vedere una bella situazione, insieme al nostro amico Frank Diamond, Hermes, municipio 6, via Ciclamini, via dei Fiordalisi. Qualcuno potrebbe già aver scoperto dove stiamo andando, seguiteci. City Report! Via delle Orchidee e al suo angolo c'è via dei Ciclamini. Ed ecco qua questo splendido posto. Ormai la vegetazione ha coperto addirittura le scritte. Una volta c'era scritto Milano Agora Palazzo del Ghiaccio, adesso si capisce a brevi lettere, però non dimentichiamoci i disegni qua, che da sempre caratterizzano l'ingresso dei Palazzi del Ghiaccio con le varie curve. Questa è la curva di Milano, cocciata veramente male. E buongiorno cari amici, buon mese di luglio, siamo con Hermes, Frank dietro la camera in questo momento. Siamo di fronte, ormai l'avete già visto, all'Agorà, quello che era il Palazzo del Ghiaccio a Milano, famosa curva della Saima. Ma venite con noi che vi facciamo vedere un po' di cose. Questo, vabbè, il cartello della caffetteria che c'era presente. E poi abbiamo biglietteria, disabili. Lo striscione della curva Hockey Milano. Il famoso Agoralo, stadio del ghiaccio. E vi facciamo vedere altre due cose interessanti, a parte la vegetazione che ormai a Milano è diventata un classico, non viene tagliata, per cui... Altra parte della facciata, questo per ricordare a chi veniva qui a vedere le partite, come è ridotto adesso in questo momento. Le porte che vedete spalancate non sono spalancate per caso, perché giustamente il palazzo è abbandonato da un bel po' di tempo. E quando un palazzo è abbandonato a Milano viene devastato, viene vandalizzato, viene distrutto. Vi facciamo vedere ancora un'altra cosa, non Hermes la catena delle lettere. Fatti vedere se c'è quello. E qui abbiamo una spiegazione di tutto quello che è avvenuto. Questo palazzo, sede dell'epoca Viper dell'Hockey Club Milano, qui vennero conquistati 5 scudetti con oltre 4.000 spettatori presenti ogni finale. 10 marzo 2024, 100 anni, quindi questo è stato apposto per il centenario. Avete visto come è conciato nel centenario? E qui ci dice di chi è la proprietà. Pianto comunale gestito da Agora SRL, comune di Milano. Tra l'altro proprietà vigilata, ma se voi guardate bene anche qui, guardate, vi sembra che sia molto vigilata? Direi proprio di no. Lo proseguiamo ancora un po', facciamo vedere anche questo, perché poi magari un giorno tutti questi bellissimi graffiti, questi disegni fatti verranno cancellati e non ce ne sarà più memoria. E comunque hanno fatto parte della passione di centinaia, migliaia di ragazzi di Milano appassionati di sport. Adesso prepariamoci, perché caro Hermes e caro Francesco, il nostro obiettivo non è la luna, ma è questo posto qui. Andiamo. E questo è l'interno del cortile. Guardate, cosa troviamo qui in mezzo? Un sacco di porcherie. E guardate qui, nonostante sia tutto aperto, abbiamo le telecamere, questa è una, e ci troviamo qui. Questo è l'interno dell'Agora, anzi l'esterno in realtà, l'esterno posteriore. E queste sono le famose rampe. E
Ed eccoci, la nostra passeggiata intorno all'Agorà, centro dell'hockey conosciutissimo per la sua curva, adesso conosciutissimo per gli arbusti cresciuti in maniera esponenziale e per le schifezze che vengono gettate dentro. In questa giornata di luglio siamo venuti qui per portarvi a vedere che cos'è quello che era il Tempio dello Sport milanese. Insieme ai nostri amici che ci precedono, Frank ed Hermes. Abbiamo trovato dove si citofona. Avete trovato dove si citofona? Chissà se c'è qualcuno all'interno che ci apre. Non lo so, tra un po' lo scopriremo. E voilà. Giornata di luglio caldissima, ma come ormai noto in questi periodi a Milano, da un momento all'altro potrebbe scoppiare la tempesta. Quindi pronti ad ogni evenienza, vi portiamo con noi in questa esplorazione nel municipio 6. E vi ricordiamo che questa qua, insieme a queste telecamere, che sicuramente non funzioneranno, come buona tradizione, fanno parte del municipio 6, comune di Milano. Ed eccoci dentro, affrontiamo il bosco qua del Borneo, le foreste del Borneo, vediamo subito le scale, il graffito dell'hockey e andiamo a vedere un attimo come è conciato da vicino. Qui ci sono i cartelli delle varie direzioni. Non tira un soffio di vento, manco a morire, un caldo becco, ma adesso mi sa che entriamo qui dentro e nel Palazzo del Ghiaccio Agorà sicuramente farà più fresco. La porta è spalancata, Agorà benvenuti, le casse subito all'ingresso, tutto aperto, apertissimo anche qui. E vediamo qui cosa troviamo, primo stanzino qua sulla sinistra. Niente, hanno praticamente vandalizzato e rotto tutto quello che c'era. Beh, ecco ancora di fronte le casse gli estintori e facciamo l'entrata, entriamo, vediamo com'è. Voilà, graffiti a iosa vedo anche qui, vetro rotto. Ed ecco la prima visione del campo, come ridotto, anno 2024. Certo che è incredibile, acqua, c'è un sacco di rosso, spero che sia vernice insomma. Qui ancora altre scritte dappertutto, cose buttate a caso in giro, tra cui vedo un albero di Natale, e questo sarà almeno di tre Natali fa, visto che è chiuso da almeno due estati qui. E poi altri pezzi di mobilio, non si capì, un fallo disegnato per terra. Che impressione però vedere un posto così pieno di vita e di attività, tutto vuoto e devastato, vandalizzato in questa maniera. Guarda quanti vetri che ci sono per terra. Vabbè, proseguiamo. Andiamo a farci un giro verso l'alto. I riflettori ci sono ancora su in alto, non sono caduti, non se li sono rubati. Sì, c'è ancora acqua. Tutta quest'acqua in giro, diciamo che aveva già qualche problema di tenuta prima, adesso senza manutenzione, fermo tutto questo tempo. Qui come graffiti ancora sto vedendo acqua, ecco qua, ancora acqua, acqua. Ci si può veramente lavare i piedi, adesso saliamo. Fortunatamente 717 gang, per ora non abbiamo trovato occupazione permanente, bivacchi, quindi è una buona cosa. Qui ci sono ancora Z6, quindi questa è la crew del quartiere Baggio eccetera, municipio 6, e questi sono i posti a sedere. Ma guarda che graffito immenso qui, ne hanno avuto di tempo per farlo, eh. E di che anno è? 2024, però, quindi fresco fresco, tutta roba nuova.
Ed eccoci, siamo saliti, siamo dall'altra parte delle gradinate, qua ci sono le varie porte finestra che portano i tubuoni che portano fuori, un altro Z6 anche qui, vediamo qui nei luoghi più scuri e imboscati un altro Z6, no, non noto presenza di nessuno, qui è buio perché ci sono ancora sulle tende, ecco perché, quelle tende verdi che servono a oscurare, usciamo di qui. Altra visione del campo dall'altro lato, ancora graffiti, pezzi di metallo che sporgono dall'alto, però che ricordi, adesso è conciata così, vabbè, questo è lo sport a Milano, tra piscine, forse lo stadio di San Siro, il Palasharp, ne stiamo visionando veramente tante. Qui hanno scritto anche addirittura sui vetri, hanno fatto delle tag sui vetri. Vedo che sono giù anche le scale dell'antincendio. Questo è l'esterno. La A dell'anarchia. E qui stiamo risalendo per tornare dall'altra parte. Siamo sempre in alto. Ecco, dall'alto si vede molto bene com'è devastato il campo. I graffiti, di qui di solito si scendeva, ma sono chiuse. Queste sono forse le uniche porte che sono rimaste chiuse. Altri graffiti sui vetri, qui si va verso Casa Saima, dove c'erano un po' di attrezzature, microfoni, speaker, vedo che è stato tutto vandalizzato. Forse i famosi ladri del rame che si fanno vedere sempre quando c'è qualche palazzo abbandonato e che fanno dei danni incredibili smantellando tutto, dai bagni ai cavi e su pellettili, rubano veramente di tutto. Ed ecco le poltroncine, ancora quel campo, beh. Direi che è chiusa anche questa. Sicuramente ci vorranno parecchi milioni per è chiusa, parecchi milioni per riuscire a risistemare tutto qui. Anzi, adesso con i danni che ci sono ce ne vorranno molti di più. Soprattutto bisogna anche pensare che negli ultimi anni sono stati fatti dei bandi di assegnazione, ma i bandi di assegnazione non hanno portato a nulla. Nessuno si è voluto sobbarcare questa struttura. Sicuramente dovrebbe provvederci il comune, nel senso che comunque una struttura del genere non si può lasciarla abbandonata così. Ma andiamo a vedere i bagni. Eccoli là, tutti spaccati, pezzi di ceramica in giro. Insomma, fortunatamente possiamo dire che non abbiamo trovato i bivaccanti, non abbiamo trovato pernotti, usciamo. E niente. Cari amici, finita questa nuova visita, ultima visita della stagione all'Agorà, direttamente dal municipio 6 di Milano, col nostro amico Hermes, nostro amico Francesco. Auguriamo buone vacanze a tutti quanti voi e tranquilli, non è detto che non ci scappi qualche speciale, perché noi stiamo con gli occhi aperti. Alla prossima. Buone vacanze. Buone vacanze. City Report. City Report.